Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Ok, ma sai cosa direbbe il dottore? Sì, beh, può baciarmi il culo. Sono abbastanza vecchio da scegliere le mie medicine. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, no, sono sicuro di aver... Chiama la polizia. Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla l'androide di Carl Manfred, 8941 Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Marcus, no, vengo con te. Leo! Che stai facendo? Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli! Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Consideralo un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via! Senti, dovresti andare prima che le cose peggiorino. Mi dici sempre solo di andarmene. Che c'è, va? Non valgo niente. Non sono perfetto come questo cazzo di appare. Ma adesso basta, fuori, adesso, forza! Ma poi cos'ha di così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare! Dai, vediamo che sai fare! Marcus, non difenderti, hai capito? Non fare niente. Dai, che aspetti? Colpiscimi! Vuoi essere un uomo? Dimostramelo! Smettila! Qual è il problema? Sei forse una fighetta? Smettila, Leo! Basta! Troppa paura per reagire, brutta puttanella! No! Non sei una persona, sei solo un fottuto pezzo di plastica! No, Leo, lascialo stare! Ti distruggerò e resteremo solo io e mio padre, ti farò a pezzi. Leo, oh mio Dio. Leo, il mio bambino, Carl, io... Ti distruggeranno, Marcus! Devi andare! Vattene via! Andare? Andare dove? No, Carla, sei tutto ciò che ho! Vattene! Ora! Via! Marcus! Fermo dove sei! Perché l'hai ucciso? Che è successo prima del coltello? Eri lassù da molto? Perché non sei scappato? Per la miseria, di qualcosa!
Fanculo, io mollo. Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla. Potremmo sempre usare le maniere forti. Dopotutto, non è umano. Gli androidi non sentono dolore. Lo danneggeresti così. Poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione se si trovano in caso di stress. Ok, cervellone. Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io. Cosa abbiamo da perdere? Prego, il sospettato è tuo. Sei danneggiato. È il tuo padrone. Ti ha picchiato. C'è instabilità nella tua programmazione. Suscita sentimenti sgradevoli, come la paura negli umani. Non ti farò alcun male. Desidero solo farti qualche domanda per capire cos'è successo. Voglio solo aiutarti, ma ti devi fidare di me. Voglio soltanto farti uscire da qui. Se non parlerai, sarò costretto a sondare la tua memoria. No! Ti prego, non farlo. Cosa? Cosa mi faranno? Mi distruggeranno, vero? No. Credo volessero soltanto capire. Sanno che il padrone ti maltrattava e che non è colpa tua. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Sono programmato per braccare devianti come te. Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio morire. Allora parla. Io non posso.
Non mi lasci altra scelta. Ho sondato la sua memoria. So cos'è successo. Si sta autodistruggendo. Fermalo, cazzo! Io non riesco a fermarlo. Ora basta. Devi fermarti immediatamente. Attenzione! Porca puttana! Ok, fine corsa. Fine della corsa? Sì, dovete scendere. Svegliati. Dobbiamo andare. Andrà tutto bene. Troveremo dove dormire. Vieni, Alice, muoviamoci. Ci serve un riparo. Non c'è un posto dove andare.
stai gelando. Sto bene, non ho così freddo. Vi siete persi? Non so dove andare. Conosco chi può aiutarvi. È dall'altra parte della città. A noi serve stanotte. Forza, Alice. Grazie per aver scelto Detroit Buses. Il negozio è ancora aperto. Forse dovremmo entrare. Così non prenderai freddo. Che cosa vuoi? Centinaia di specie, molte delle quali estinte, sono state. Ho una bambina e non sappiamo dove andare. Avrebbe dei soldi per pagarci una stanza? Oh, cazzo. Un androide a cattone. Oh, questa è bella. Senti. Questo è un discount, non l'esercito della salvezza, ok? È meglio che tu vada se non compri nulla. Mi serve il tuo aiuto. Vedi quelle lattine? Vai là e rovesciale tutte. Rovesciarle? Perché? Ti prego, Alice, fidati. Stai bene? Ti sei fatta male? Non ti preoccupare, è solo qualche lattina. Su, andiamo. Ora abbiamo dei soldi. Mi hai usato per rubare i soldi. Come hai potuto? Mi fidavo di te. Non avevo scelta. Era l'unico modo, Alice. Non è bello. Come, non entriamo? Non si può, Alice.
Non danno stanze agli androidi. Devo togliermi questa uniforme. O andare altrove. Fa caldo qui. Starai subito meglio. Quei vestiti non sono nostri. Ci servono, Alice. Ti serve qualcosa di caldo e io devo togliermi l'uniforme. Questo è rubare. Non possiamo farlo. Hai ragione. Non lo faremo, ok? Salve. Salve. Vorrei una stanza. Fanno $40 anticipati.
Datemi nome e indirizzo. Posso vedere la patente? Che siamo uscite di fretta. L'ho dimenticata a casa. Nessun problema. Ci penseremo domani. Buonanotte. Buonanotte. Vieni, Alice. Dici che ti ha creduto? Non lo so, Alice. Ma so che stanotte starai al caldo. Vieni, il cappotto. È meglio se ci cambiamo. Sei tutta fradicia. Li stendo in bagno ad asciugare. Perché non mi voleva bene? Perché era sempre arrabbiato con me? Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Non era abbastanza brava. Ecco perché era così arrabbiato. Volevo che fossimo una famiglia. Volevo che mi volesse bene. Non potevamo essere felici? Non lo so. Non mi lascerai mai, vero? Prometti di stare con me. Te lo prometto. Staremo insieme per sempre? Per sempre. Spengo la luce, ok?